Uomini e donne, ecco chi è Nicola Vivarelli, Sirius, corteggiatore di Gemma. A Uomini e donne, negli ultimi giorni, si è parlato molto di Sirius, il corteggiatore misterioso che si è messo in collegamento via chat con Gemma, raccontando di avere 26 anni. Molti hanno sostenuto che Sirius non esistesse o che non avesse realmente 26 anni, mentre dopo il ritorno in studio di Uomini e donne, il ragazzo ha dimostrato di essere reale. Ecco chi è e cosa fa. Nicola Vivarelli è in realtà Sirius. Il ragazzo si è messo in contatto con Gemma partecipando alla versione a distanza di Uomini e donne. Lì ha iniziato i suoi corteggiamenti, mandando alcune fotografie o video, dove però non era possibile vederlo chiaramente. Fin da subito Sirius ha raccontato di avere 26 anni, scatenando le polemiche e le risate di Tina. La Galgani invece ha sempre accettato le belle parole del giovane e ha sempre sostenuto di essere convinta che in realtà avesse ben più di 26 anni, anche per via di ciò che si poteva intuire dai video o dalle foto. Inaspettatamente nel giorno del ritorno in studio di Uomini e donne, Sirius si è presentato per portare avanti il suo corteggiamento verso Gemma. Il ragazzo ha dimostrato quindi di avere davvero 26 anni, come raccontato, e tutto ciò che ha detto via chat era reale. Si è poi scoperto il suo vero nome, ossia Nicola Vivarelli. Il ragazzo è stato duramente attaccato da tutti i presenti, o quasi, che hanno ritenuto che non sia in buona fede e che stia soltanto prendendo in giro Gemma. Anche la dama è stata accusata di essere ridicola, dato che ha dimostrato di essere quasi innamorata di uno sconosciuto, molto più giovane di lei. Nicola ha precisato, per rispondere alle polemiche, che per lui contano soltanto la maturità e l'eleganza, che l'hanno colpito sin dall'inizio nella Galgani. Gemma invece ha spiegato che all'inizio pensava di non avere a che fare con una persona così giovane e per questo ha accettato i suoi corteggiamenti. Dopo essersi rivelato e avere confermato la sua età, Sirius ha anche svelato il suo nome e successivamente anche alcuni dettagli sulla sua vita. Innanzitutto sul web sono davvero tante le foto che si possono trovare di Nicola, in cui ritrae il suo fisico al mare, oppure sfoggia abiti eleganti. Questo fa propendere alcuni internauti per l'ipotesi che Nicola abbia deciso di andare a Uomini e donne soltanto per visibilità e non realmente per Gemma. Si è poi scoperto che Vivarelli lavora per la Carnival Cruise Line, un'agenzia di viaggi e animazione turistica. Nicola Vivarelli è dei Forti dei Marmi, ma da quello che si può vedere sui suoi social sarebbe proprio interessato a diventare un personaggio pubblico. Perché? Su Instagram il ragazzo svela di essere un modello e propone a chiunque voglia contattarlo per collaborazioni, una mail e il tag all'agenzia alla quale sarebbe iscritto. Infatti si può leggere Model Brand Promoter. Le foto che espone sui suoi social fanno chiaramente capire che lui vuole davvero fare il fotomodello. E a parte questo, sempre il suo profilo social vanta più di 5.000 followers. Al momento però Nicola ha preferito non sbilanciarsi troppo sulla sua vita, sebbene, come abbiamo detto, sia sufficiente cercare sui suoi social per trovare moltissime fotografie che lo ritraggono. Che cosa ne pensate di Nicola e di quello che si è visto finora nella trasmissione? Ritenete che sia sincero e affidabile o che voglia soltanto apparire in televisione? E Gemma avrebbe dovuto accettarlo? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.